La seduta è aperta. Invito l'onorevole segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente. Della seduta del 20 settembre 2016. Presidenza Baldelli, Giachetti, Boldrini. La seduta comincia alle 11 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 19 settembre 2016. Il Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni alle quali rispondono i sottosegretari Rossi e Biondelli. Intervengono i deputati Vito, Melilla, Lenzi e Ciprini. La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 14.30. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e, decorsi i termini regolamentari di preavviso, passa al seguito della discussione della proposta di legge numero 3139 d'abbinate. Previe dichiarazioni di voto e respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, l'Assemblea approva gli emendamenti 2.51, 2.100 e 2.66 riformulato. Il deputato Palmieri avanza la richiesta di accantonare l'emendamento 2.55 che l'Assemblea respinge con votazione elettronica senza registrazione di nomi. L'Assemblea ha respinto l'emendamento 2.55, approva gli identici emendamenti 2.68 e 2.69, nonché previe dichiarazioni di voto l'articolo 2. Previe dichiarazioni di voto, respinte le restanti proposte emendative, approva inoltre l'emendamento 3.54 riformulato, gli identici 3.55, 3.56, gli emendamenti 3.52, 3.61, 3.100, 3.62, 3.200 e l'articolo 3. Approva gli emendamenti 4.200, 4.50, 4.57, gli identici emendamenti 4.58, 4.59 e l'articolo 4. Approva gli emendamenti 4 bis 52, 4 bis 53, l'articolo 4 bis, l'emendamento 5.50 e l'articolo 5. Gli identici emendamenti 6.51, 6.52, l'emendamento 6.54, l'articolo 6, gli emendamenti 6 bis 100, 6 bis 101, 6 bis 102 e l'articolo 6 bis. Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno, sui quali il sottosegretario Ferri esprime il parere del Governo. L'Assemblea respinge quindi tutti i documenti di indirizzo per cui, la cui votazione i proponenti insistono. La Camera, quindi, previe dichiarazioni di voto ed autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica la proposta di legge 3139, con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori per la maggioranza campana, per la seconda commissione e Beni per la dodicesima commissione, i relatori di minoranza Ferraresi per la seconda commissione e Baroni per la dodicesima commissione. I sottosegretari Ferri e Toccafondi, nonché i deputati Quintarelli, Palmieri, Paglia, Catalano, Scani, Mucci, Lorefice, Mantero, Malpezzi, Cozzolino, Palese e San Nicandro. La Presidente della Seconda Commissione Ferranti, Sisto, Daniele Farina, Longo, Nicchi, Ermini, Locatelli, Abrignani, Fucci, Nastri, Fautilli, Monchiero, Rondini, Binetti, Iori e Vezzali. Svolgono infine interventi di fine seduta i deputati Molteni, Vito e Burtone. La seduta termina alle 20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 21 settembre 2016, con inizio alle 9.30. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Onorevole Vico, su che cosa? Sul processo verbale, sì, prego. Grazie Presidente. Rispetto al processo verbale, alla pagina 32 del resoconto stenografico, il Presidente, in ordine all'emendamento, il Presidente facente funzione della seduta di ieri, rispetto all'emendamento 5.50 e Quintarelli, ha dichiarato aperta la votazione e successivamente ha Onorevole dichiarato Vico, mi perdoni, no. però questo è lo stenografico e tra l'altro non è il processo verbale. No, guardi, io in questa sede penso, dato che si vota il processo verbale, Presidente, della seduta di ieri,
un parlamentare ha il diritto, rispetto al processo verbale della seduta di ieri, di segnalare. Pertanto, se lei pensa che non è questa la sede competente, mi autorizzerà in aperture di sedute di riproporre la questione che ancora non ho esplicitato. Questo è il processo verbale, quindi intendo intervenire sul processo verbale che è afferente al resoconto stenografico di cui i parlamentari